Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di MGM Dynamic Racing GP. Vi faccio vedere un attimo per dovere di cronaca il caricabatterie con cavo con USB condiviso che non vi è stato mostrato nell'unboxing, che vi invito ad andare a rivedere invece per tutte le caratteristiche hardware e tecniche del terminale. Vi comincio a parlare di ergonomia durante questi giorni di uso. Intanto guardate com'è carina la cover in dotazione che c'era. Devo dire che il telefono si tiene molto bene in mano, il peso c'è ma non è così eccessivo, e il grip è decisamente buono grazie alla cover opaca. E già che ci siamo, vi faccio vedere la lock screen che si sblocca normalmente, vi faccio vedere e vi parlo di batteria. La durata della batteria varia incredibilmente tra standby e uso, perché con l'uso probabilmente non arriveremo neanche a cena, mentre nelle giornate in cui vi è tanto standby, come penso alla domenica o nel weekend in generale, e questo MediaTek quad core è decisamente ottimizzato bene per consuma in standby davvero davvero poco. Già che ci siamo, vi faccio subito vedere le chiamate. Qui il registro chiamate, qui il dialer con la ricerca rapida in rubrica. Chiamiamo il 190 e vediamo cosa ci pare come qualità audio. Viva voce e volume. Allora, la qualità non è male, la capsula auricolare ha dei buoni toni anche se i bassi sono praticamente inesistenti, ma il volume è davvero davvero basso, mentre dalla capsula auricolare nessun problema, si sente anche qui la mancanza di bassi, ma il volume dalla capsula auricolare è elevato e dall'altra parte si sentono decisamente bene, quindi una parte telefonica, e a parte il volume del viva voce, decisamente promossa. Andiamo a vedere quindi subito le impostazioni del terminale, con particolare menzione alla gestione dual sim, che è fatta davvero bene. Posso assegnare un colore, un predefinito a seconda della sim, posso dirgli di chiedere sempre, insomma la gestione dual sim MediaTek è fatta davvero bene. Intanto vi dico che i tasti sulla cornice che sto premendo hanno una vibrazione davvero molto forte, a volte fino fastidiosa. Qua le impostazioni del display, e vi dico che la luminosità massima è abbastanza elevata da permettere di essere visto bene anche sotto la luce del sole, e la memoria invece per fortuna può essere attivata come predefinita la scheda SD di qualsiasi cosa, sia come applicazioni che come foto e tutto, perché i 4 giga non bastano neanche per fare gli aggiornamenti di sistema, che tra parentesi ce n'è arrivato uno durante i giorni di prova. Andando avanti con le applicazioni, vi faccio vedere appunto lo stato della batteria, come sia al 46%, ma come vi sia questo scalino ampio che è questa notte, dove praticamente non ha consumato nulla, invece potete vedere durante l'uso. Tra l'altro va molto a gradini la batteria, l'indicazione non è molto veritiera, potremmo trovarci da un momento all'altro con una percentuale del 10% in meno rispetto al minuto precedente. Continuando con le impostazioni, vi dico come sia presente l'accensione e spegnimento programmato a seconda di un orario che impostiamo noi. La versione di Android infine è la 4.2.1. E la UI comunque gira decisamente fluida, questo MediaTek fa girare tutto abbastanza bene, complice anche la quasi mancanza totale di personalizzazione. E quindi andiamolo a vedere questo display da 4,5 pollici, perché purtroppo è uno dei lati negativi del terminale, in quanto è con colori luminosi e, come dicevo, luminosità abbastanza alta, ma gli angoli di visione, soprattutto in questo senso, potete vederlo anche da questa prova che sto già facendo, è decisamente limitato. Abbiamo i colori che vengono falsati notevolmente, sia verso lo scuro che verso il chiaro. Vi faccio vedere anche questa palette colori, come io quando inclino nello stesso verso di prima vado a falsare completamente i colori, e tenerlo in una posizione tale da non andare a inficiare i colori è decisamente complicato. Ma insomma, un cellulare è un dispositivo personale, va visto generalmente in linea con il proprio sguardo. Una volta che si impara a capire dov'è la posizione,
Alla fine il display non è così male, anche se, ripeto, non è certo una delle migliori unità che abbiamo visto. Intanto vi faccio vedere anche la definizione, che pur non essendo altissima, 240 sono i pixel per pollice, permette di leggere anche le scritte piccole. Lo vedremo poi meglio nella prova del browser. E andiamo a vedere invece, già che siamo qui, le email, come il client email sia quello standard di Android e senza il pinch out, quindi saremo costretti a fare un pan dell'email per vedere tutto il contenuto, ma che comunque funziona bene in generale. Passiamo quindi dalle email alla messaggistica, facciamo un nuovo messaggio, andiamo a scrivere una frase. Ecco, io utilizzo il correttore automatico perché la velocità non è così veloce, scusate il gioco di parole, durante una scrittura normale, in quanto ogni tanto si mangia qualche lettera. La tastiera comunque è ottima a livello di impostazioni e personalizzazioni, sia quella di Android standard, ma abbiamo anche quella, la Swift Key per NGM, che comunque è una tastiera che forse conoscerete, davvero buona con i numeri in seconda funzione e tutte le personalizzazioni della Swift Key classica, quella che troviamo a pagamento sul Play Store. E andiamo a vedere quindi dopo i messaggi, ok, e dopo i messaggi la galleria, perché vi faccio vedere come questo telefono riproduca tutti i filmati e tutti i formati, però da una risoluzione di 720p in giù. Infatti vi faccio vedere subito questo, che è un 720p, ma un MKV, quindi non vi sono problemi di codec. I problemi ci sono poi nell'angolo di visione del terminale, che forse non ci permette di godere appieno della bellezza dei filmati in alta definizione, però insomma la riproduzione è fluida e non vi sono particolari problemi, ripeto, di formati. E infatti neanche con i DVX abbiamo problemi a livello di immagine, di fluidità, di ricerca nel filmato. Quindi parte multimediale, se non volete i Full HD, parte lettura multimediale decisamente buona. Ciò che non è buono invece purtroppo è la parte multimediale a livello di fotocamera. Questa fotocamera da 8 megapixel in realtà ha tanti megapixel solo di nome, perché poi come qualità di foto, anche se la velocità di scatto è piuttosto buona, non andiamo a rispecchiare quella che è la risoluzione. Vi faccio vedere un attimo le impostazioni delle foto, 8 megapixel, le impostazioni dei video, che non hanno il settaggio della qualità della risoluzione, ma solo quello della qualità. Vi faccio vedere poi qua le impostazioni per le fotografie, con l'HDR, lo scatto con il sorriso e tutto ciò che completa l'esperienza multimediale, che però non si va a riflettere nella qualità effettiva delle immagini. Nonostante le macro siano abbastanza buone, come potete vedere, già nelle foto comunque di giorno, ma panoramiche, notiamo un notevole impastamento dell'immagine nei secondi piani. Sul primo invece non è male. E quello che peggiora notevolmente è poi la qualità notturna. Adesso rientriamo dalla galleria, dall'apposita applicazione, vi faccio vedere come in notturna gli scatti non siano assolutamente sufficienti, perché il rumore video è molto molto elevato. In interni, con o senza flash, poco cambia, perché anche qui il flash non è potente e non illumina la scena se non a distanza molto molto ravvicinata con il soggetto. Andiamo adesso a vedere la parte giochi, la parte se riusciamo ad aprire un gioco molto pesante come Real Racing. Intanto vi faccio vedere come in realtà i colori siano buoni di questo display, la sfumatura di azzurro sia buona, non vi siano particolari problemi. Ma l'angolo di visione va a peggiorare notevolmente l'usabilità di questo display. Io non vi assicuro che riusciamo a fare partire Real Racing, perché nelle nostre prove in questi giorni a volte è partito, a volte no. E il processore non penso abbia particolari problemi, quanto forse la RAM. Il sistema non riesce a liberare una quantità di RAM sufficiente, dei 512 mega presenti, per far partire il gioco. Quindi io direi che in questo punto non è necessario aspettare oltre. La prova di gaming purtroppo salterà. Aspetta. Adesso vediamo, speriamo che mi smentisca e carichi il gioco.
Purtroppo mi spiace di questa attesa, ma è necessaria. Bene, bene, forse siamo fortunati proprio durante la videorecensione, caso estremamente raro. Ecco, no, come non detto, avete visto che il gioco quindi è uscito nonostante abbia caricato questa PowerVRSC X544 di GPU, non dovrebbe avere particolari problemi, ce l'ha però la UI in generale, il sistema in generale. E dopo i giochi vi faccio vedere una carrellata delle applicazioni installate, che sono più o meno quelle classiche dei MediaTek. Abbiamo un file manager che funziona molto bene, il navigatore NGM, navigatore free, che però in questo caso ci chiede la licenza, quindi probabilmente su questo modello il navigatore è a pagamento. La radio FM che funziona bene. E a proposito di radio, quindi andiamo a riprodurre la musica. Andiamo sulla canzone, riniziamo e alziamo il volume. Allora, come per il viva voce, la qualità è buona in generale della riproduzione, ma il volume è troppo basso, si può sentire solo in ambienti decisamente poco rumorosi. Andiamo quindi alla prova del browser, proviamo a aprire il nostro sito Android Blog, eccoci qua. Vediamo i tempi di caricamento che sono comunque buoni. Ecco, a livello di browser invece siamo stati notevolmente sorpresi da questo MediaTek perché, nonostante le poche caratteristiche tecniche, abbiamo comunque una navigazione soddisfacente con anche la rimpaginazione del testo con il doppio tap. E proviamo ad aprire ancora un sito più pesante come quello del Corriere. Eccoci qua, vediamo un attimo quanto ci mette. Intanto, come potete vedere, già è un po' più lungo il tempo di caricamento, però insomma il sito viene aperto, ovviamente presente la modalità desktop, anche qui non vi sono particolari problemi a livello di navigazione web. Quindi navigazione web e per ora parte telefonica promossi. Adesso si è aperto un filmato, ma noi usciamo così non ci disturba. E quindi, cosa dire di questo NGM Dynamic Racing GP? Il prezzo di listino è 199 euro, decisamente un po' troppo elevato viste le caratteristiche tecniche, nonostante una parte telefonica, dicevo, buona. E una parte browser altrettanto buona, abbiamo troppe carenze a livello di display e di multimedialità. E per multimedialità ci metto anche i giochi che non riusciamo a far partire nonostante riescano a essere installati e quant'altro. Quindi NGM si conferma specialista nei dual SIM, che la parte dual SIM è decisamente buona, come tutti comunque i MediaTek, però questo telefono forse avrebbe un senso, avrebbe più senso a 149 euro, magari con un eventuale sconto ancora per l'acquisto online. E quindi su questo NGM per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.